Buonasera a tutti. Good evening, everyone. È Louise Richardson, la donna dell'anno 2016 per il premio Pavoncella, prima vicerettore in rosa dell'Università di Oxford in 800 anni di storia dell'Ateneo inglese, conquista il prestigioso riconoscimento alla creatività femminile ideato da Francesca Doriano. L'accademica irlandese è in ottima compagnia. Per la quinta edizione onore a prime donne in divisa come il capitano Anzini, comandante dell'arma a Terracina, e in magistratura, giornaliste per vocazione, scrittrici, docenti e ricercatori. Cercatrici, concordi nel chiedere più attenzione per l'altra metà del cielo. Sì, certamente, riconosce in generale il valore di un certo modo di fare la magistratura, al quale ha contribuito sicuramente anche la femminilità. Secondo me è sempre molto importante parlare delle cose che fanno le donne, perché se non ne parlano le donne, non certo saranno gli uomini a raccontarci. Il multitasking che una donna deve sostenere continuamente, se non c'è passione, non si può arrivare nella ricerca a fare quasi nulla. Nell'auditorium del Parco del Circeo si celebra il talento ed il genio femminile, ma anche valori comuni come l'amicizia e la solidarietà. Torna a Sabaudia l'europarlamentare Caterina Chinnici e la vicepresidente del Senato Valeria Fedeli. Il premio Pavoncella consegna donazioni e borse di studio assegnate a neolaureate ed associazioni impegnate nel sociale, grazie alla generosità di sponsor privati. Le notizie che sentiamo ogni giorno sono talmente terribili, talmente dolorose, per cui io penso che di questi premi non ce ne sono mai abbastanza.